Oggi il voto delicato sulla vicepresidenza della Camera con la candidatura di PDL di Daniela Santanchè. Il PD voterà scheda bianca e 5 Stelle schierano la deputata Businarolo, ma è possibile un asse con Sele. Sentiamo Noemi Giunta. Il sostegno a Letta, più volte dichiarato, ieri per Berlusconi ha preso la forma del silenzio. Osannato dai suoi, parlamentari e non riuniti ad Arcore per manifestargli solidarietà nelle sue vicende giudiziarie, il cavaliere ha deciso di evitare ulteriori tensioni e si è limitato ad un saluto. Stefania Prestigiacomo. Siamo qui per Silvio Berlusconi, non è una manifestazione contro nessuno. Ma dietro le quinte Berlusconi ha raccomandato ai deputati azzurri di non fare scherzi quando oggi si dovrà votare il sostituto di Maurizio Lupi, diventato ministro, alla vicepresidenza della Camera. Candidata è Daniela Santanchè, ma non è chiaro quanto margine di consenso interno abbia in realtà. Intanto il PDL richiama il PD, che ha annunciato scheda bianca, a rispettare i patti. Nunzia De Girolamo. Noi siamo leali con questo governo, lo abbiamo fortemente voluto, come l'ha voluto Silvio Berlusconi, però è evidente che ci vuole una stessa responsabilità da parte del Partito Democratico. Noi ci aspettiamo lealtà e coerenza sui nostri programmi. La partita è delicata, un incidente nella maggioranza sarebbe pericoloso, tanto più ora che il ministro PDL Quagliariello è riuscito a disinnescare anche la mina giustizia nel pacchetto riforme istituzionali con il ritiro dell'emendamento Bruno.